E così abbiamo aperto un'altra ora insieme. Buongiorno, Radio San Piacenza 24, Massimo Casale, naturalmente in questa mattinata di musica e notizie. Adesso abbiamo anche un ospite con noi per parlare di un tema che, ho già detto altre volte, mi fa davvero arrabbiare quando si fa del male agli animali. Ma adesso ne parliamo con Romina di Gossolengo. Buongiorno Romina. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato in collegamento. Parliamo Romina di questa, grazie a te, di questa cosa davvero incresciosa che ci racconterai adesso, per fortuna lieto fine, lo ribadisco, per fortuna lieto fine, ma veramente incresciosa. Cos'è successo? Ho trovato dei bucconi avvelenati nel mio giardino, erano in tutto 5, io mi trovavo proprio lì nel giardino quando ho visto il mio cane di nome Laika che veniva verso di me con qualcosa in bocca. Io, essendo un'educatrice cinofila, ho insegnato al mio cane il comando lascia, quindi al comando lascia il cane mi ha sputato in mano proprio quello che aveva in bocca, ed era un boccone di prosciutto crudo pieno di pallini azzurri, la classica sembra formaldeide. Immagino la corsa dal veterinario. Sì, esatto, la corsa dal veterinario, l'ho chiamato subito, mi ha detto che entro 40 minuti si poteva intervenire senza appunto avere conseguenze, e così ho fatto, e grazie a questo, grazie ai veterinari, Laika è ancora qui con noi, però ha rischiato molto. Quindi sono persone infastidite da questi cani che arrivano a fare dei gesti così incredibili. Sì, esatto, anche perché penso che comunque nulla possa giustificare un gesto del genere, anche qualora succedesse a qualcuno che ha il cane che abbaia. La mia Laika abbaierà come tutti i cani 3-4 volte in un giorno, perché io la tengo monitorata tutto il giorno tramite un sistema di videosorveglianza a distanza. Un gesto ingiustificabile, avete fatto denuncia, immagino. Certo, abbiamo fatto denuncia ai carabinieri dei forestali e portato ad analizzare i bocconi all'istituto zooprofilattico di Garriga. Senti, ma questo formaldeide, se non sbaglio, no? Mi hai detto che era contenuto dentro a delle palline di prosciutto crudo, poteva prendere in mano anche un bambino, una cosa pericolosissima. Beh, certo, anche perché poi queste palline, cioè, sono talmente piccole e leggere che si spargono ovunque. Infatti io poi avevo il giardino pieno di questi pallini. Io non ho figli, però comunque vicini, qua nel vicinato c'è pieno di bambini, infatti mi sono preoccupata di avvisare subito tutti i vicini, sia chi ha cani sia chi ha bambini, perché è pericoloso per gli animali ma anche per i bambini, insomma. Anche perché queste palline, da quel che mi hai detto tu adesso, quindi possono volare, sono veramente leggere, e chiunque, sì, esatto, anche in strada, quindi chiunque può poi prenderle, specialmente i bambini che sono magari attratti dal colore, perché sono di un colore azzurro acceso, quindi magari possono sembrare un gioco per un bambino. Poi se le mettono in bocca ed è rischioso anche per, certo, la loro salute. Grazie per la testimonianza, ma abbiamo detto fortunatamente lieto fine, perché Laika sta, sì, bene. Un grosso, sì, abbraccio alla tua cagnolona, è bella grande, quanti chili pesa? Sì, è sui 30 kg, è un metodice di pastore tedesco. Quindi sì, sì, si può chiamare cagnolona in questo caso, perché, sì, è bella grande, immagino affettuosa. Grazie per, certo, questo racconto. Grazie a voi, grazie. Grazie Romina per essere stata ospite con noi a Radio San Piacenza 24.